Ciao a tutti, oggi voglio fare questo video perché voglio parlare insieme a voi di due cose essenzialmente e mi sono come al solito presa anche i miei belli appunti copiati anche al computer proprio per non dimenticarmi nulla perché ho voglia di parlare di due cose. Una è una sensazione che ho avuto guardando alcuni video su YouTube, in particolare nel mondo beauty, nel mondo makeup, e cioè che guardando dei video di soprattutto ragazzi che si occupano di queste cose, ma anche di qualche ragazza, mi sono accorta che secondo me sta nascendo una specie di nuovo linguaggio che io, diciamo tra virgolette, nel titolo ho voluto chiamare youtubese, perché questi youtuber, ho notato, ma soprattutto dal lato dei ragazzi, parlano e si atteggiano e si comportano quindi allo stesso modo, e questa cosa è strana perché non è possibile che delle persone siano così simili in quello che dicono, in quello che fanno. Cioè, ognuno dovrebbe avere la propria personalità, ma non è così. La cosa che più mi viene, diciamo, che ho notato, che quando parlano tendono a mischiare molto italiano e inglese, ma inserendo nel discorso non delle singole parole in inglese, che di fatto tutti noi comunque facciamo normalmente, anche perché si tratta comunque di parole che ormai sono entrate magari anche nel nostro gergo, quindi sono comunque quasi di uso comune, ma anche addirittura delle intere frasi in inglese, il che è veramente molto molto strano e non ha nessun senso secondo me, perché c'è proprio un uso smisurato, oltre il necessario, oltre il normale, secondo me, dell'inglese. E non capisco il senso di atteggiarsi in questo modo, quasi a voler far vedere che loro siano esperti in quel settore, anche perché non ne hanno assolutamente bisogno di far sembrare questo, perché sono di fatto molto bravi, sono molto competenti. Io infatti ho visto i loro video, tratta un po' appunto dall'argomento del titolo, e devo dire che ho seguito comunque il titolo anche con piacere, perché sono competenti nelle recensioni che fanno, sono bravissimi nel creare look, make-up sempre diversi, sono veramente bravi, anche perché qualcuno di loro ha anche proprio studiato da make-up artist, quindi insomma sanno quello che dicono e quello che fanno. E quindi non capisco perché accentuare questa loro, diciamo, passione, questa loro competenza, anche perché io non credo che normalmente nella vita reale di tutti i giorni questi ragazzi parlino in questo modo. Io non me li vedo proprio parlare così, che ne so, ad un colloquio di lavoro o ad un esame all'università. Non credo che loro parlino così, perché sarebbe veramente molto strano. E ho notato che una parola che usano tutti e che è usata spessissimo all'inizio o alla fine di quasi tutte le frasi che dicono è raga. Raga è una parola che veramente già non sopporto più, e ho visto alla fine pochi video perché la dicono tutti. E io non lo so, è strano. E anche perché tutto questo modo di parlare, di comportarsi, li rende anche un pochino snob, no? A un primo diciamo, sguardo, una prima impressione che danno è quello di essere degli snob e di diventare alla fine quasi una caricatura di se stessi. Hanno quindi dei modi di fare un po' troppo americaneggianti del ghetto, sembrano veramente appunto quegli atteggiamenti un po', sì, dello stereotipo dell'americano del ghetto. Quindi boh, questa è la mia impressione, anche se comunque io, anche se mi dà un po' fastidio questo modo di parlare, perché lo trovo un po' costruito, no? Un po' finto, continuerò comunque a seguire i loro video e le loro recensioni quando parleranno di qualcosa comunque che mi interessa, perché li trovo comunque competenti. Secondo argomento invece di cui voglio parlare, e non vedevo l'ora, è la, credo, tragica fine
della collaborazione tra Nicole Kiss & Makeup 01 e Benefit. Non so se avete, diciamo, seguito la cosa, ma stasera, che è il 10, c'è un party esclusivo a Milano organizzato appunto da Benefit per il lancio di questo famoso kit per sopracciglia con sopra la foto di Nicole. E praticamente era stato lanciato praticamente una specie di concorso per cui chiunque avesse appunto questo kit doveva postare una foto su Instagram con certi hashtag di loro appunto con il kit, e poi sarebbero state estratte 10 persone che avrebbero avuto il fantastico onore di partecipare a questo party esclusivo che ci sarà stasera. Bene, non so se avete visto, ma i vincitori che sono stati annunciati con un semplice post su Instagram da Nicole, quindi con una foto e sotto i nomi dei vincitori, non sono 10, ma sono solo 8, e sono essenzialmente le 8 ragazze, le uniche 8 ragazze che hanno postato la foto su Instagram. Quindi, se si guarda, diciamo, al numero dei follower che ha Nicole su YouTube, su Instagram, pensare che solo 8 persone abbiano postato la foto equivale quasi a un 0% dei suoi follower. Sono veramente niente, pochissime. Quindi di fatto tutto questo di fatto dimostra anche che la reazione del pubblico a questo evento, a questo fatto, è ormai chiara. Il pubblico è stanco di essere preso in giro, perché se andate a guardare sotto la foto di Nicole con il suo kit sulla pagina di Benefit di Instagram e quella di Sephora Italia, cioè c'è il delirio lì sotto, c'è il delirio dei commenti incavolati, negativi, delusi, ma anche ironici. E io credo che veramente i commenti di ammirazione e di quelle poche follower magari che la seguono piccoline è una piccolissima percentuale. La maggior parte sono commenti negativi. Quindi io mi sento di dire che questa collaborazione è stata veramente, almeno qui in Italia, un flop. E io sono curiosa di sentire, perché secondo me prima o poi Nicole qualcosa dovrà dire a proposito, e così come ha fatto in un vlog, mi sembra, quando ha risposto a tutte le critiche che gli erano state mosse al momento del lancio di questo kit, di questo cofanetto, perché comunque ovviamente anche la reazione che c'è stata subito a caldo secondo me l'ha delusa molto rispetto alle sue aspettative, e la risposta che ha dato sotto a quel vlog secondo me è un po' da arrampicarsi sugli specchi, e stavolta di fatto comunque la situazione a livello appunto di reazione è ancora peggiore rispetto a quella iniziale, perché si è tutto più ingigantito questo risentimento, questo proprio reazione proprio negativa a questa collaborazione e alla scelta soprattutto di Benefit dell'influencer di turno, perché secondo le persone e secondo appunto quello che comunque Nicole fa vedere, dice, non è l'influencer giusta. La sua risposta infatti in quel vlog ha dimostrato ancora una volta secondo me che lei si sente comunque importante, un personaggio importante, perché si vantava comunque che in tutto il mondo Benefit avesse scelto poche youtuber, poche influencer appunto per pubblicizzare questo cofanetto, e che in Italia avesse scelto solo lei. Quindi si vantava del fatto di essere alla fine, diciamo, tra il senso delle parole era quindi di essere stata quindi scelta perché la migliore. Secondo me questo era, diciamo, il sottotitolo di tutto questo ragionamento, e il tono sinceramente di questa sua giustificazione a me non è piaciuto, perché
non è giusto far vedere che ci si sente ormai arrivati, che ci si sente i migliori, anche perché si sa benissimo che sui social ciò che conta non è molto spesso, anzi quasi mai, la bravura o il talento in qualcosa, ma i numeri. E secondo me questa collaborazione lo ha ampiamente dimostrato, che si è guardato solo ed esclusivamente ai numeri. E un'altra cosa che ho notato su YouTube è che ormai sta dilagando ovunque questa moda di chiamare il proprio seguito family. Cioè, tutti chiamano il loro pubblico family. E la cosa, essendo così tanto diffusa, sta diventando, secondo me, quasi ridicola. Perché alla fine penso che ormai nessuno più, sentendosi chiamare membro di questa fantomatica family, si senta un privilegiato o comunque si senta parte di un pubblico esclusivo solo perché segue una certa influencer o un certo youtuber. Quindi ormai veramente anche questa parola è stata troppo inflazionata, perché praticamente la usano quasi tutti. E non lo so, queste sono le mie impressioni su quello che è successo ultimamente appunto su YouTube. Cioè il 2019 si è aperto veramente con il botto di questo appunto clamore attorno appunto a questa collaborazione, e insomma, e quindi anch'io mi sento di dover dire la mia, sempre con i miei soldi comunque in modi pacati. Potete dire che io sia cattiva, che offenda o che dica cattiverie gratuite, perché non è nel mio genere, e dico solo quello che penso da spettatore, da utente che comunque utilizza i social, e se c'è qualcosa che vedo che comunque non mi piace, ho il diritto comunque di esprimere la mia opinione sul mio canale. Quindi fatemi sapere se anche voi siete d'accordo con me, e se comprerete il kit per sopracciglia top di Nicole, se lo avete comprato, se siete soddisfatti. E niente, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non siete iscritti, di attivare anche la solita campanellina che ormai vabbè lo sappiamo, e di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, dove pubblico quasi foto tutti i giorni, quasi. Ci provo, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, che chissà se sarà un video normale o di nuovo un video critica su qualcosa che vedo e che proprio non mi piace. Ciao, al prossimo video, ciao!